Barone Vassallo, siamo al 24 aprile 2023. Buonasera a tutti. Allora, stavo leggendo la notizia arrivata poche ore fa dall'ANSA, la quale sottolinea il fatto che ci sia la volontà nel sindaco del comune di Roma di introdurre un pass per entrare nella zona, diciamo, non centrale di Roma, ma nella zona semicentrale di Roma, quella zona che per chi è della città combacia all'incirca con i dintorni dell'Eur e sale verso Monteverde, tutte quelle parti lì, Medaglie d'Oro, tutte quelle parti lì. Allora, quello che la nuova calamità che abbiamo a Roma, perché noi non abbiamo dei sindaci a Roma, noi abbiamo delle calamità naturali. Che poi cosa succede? Succede che vedono le idee peggiori, le peggiori cazzate fatte all'estero, fatte ad esempio nel nord Italia, fatte in tutte queste parti qui, che però rappresentano zone diverse. Logico che se tu metti un pass per entrare dentro Londra, Londra non è Magliana, Roma non è Giardinetti, eh sì, Londra non è Magliana, Londra non è Giardinetti, Londra non è Torpignattara, Londra non è quartiere Prenestino, Londra è una città fondamentalmente ricca, la città della finanza, delle banche, delle transazioni finanziarie, economiche. Quindi, se il grande finanziere, il grande banchiere vuole entrare a Londra col suo Range Rover, che tu lo fai pagare 50 euro per un giorno di entrata a Londra col suo Range Rover, a lui non gliene frega un cazzo. Stessa identica cosa se al Bauscia Milanese, non so se il Pariolino di Milano si chiama così, mi sembra che si dica così. Io sono di Roma, non lo so il dialetto milanese. Comunque, se il Cumenda milanese deve entrare alla sua impresina, alla sua fabbrichetta, alla sua azienda, il milanese se ne frega cazzo, non gliene importa niente se deve pagare 20-30 euro al giorno per entrare con la sua Mercedes AML al centro di Milano, anzi con la sua Mercedes Classe G. Però se l'occupante delle case popolari della Magliana, se l'occupante delle case popolari di Torpignattara, se l'occupante delle
case popolari del Prenestino deve pagare 20 euro per entrare con la sua Fiat 600 scassata o con la sua Panda 141 scassata o con qualsiasi altro automezzo. L'abitante di queste zone si fa leggermente rodere il culo. E allora la proposta che sta mettendo in campo il sindaco Gualtieri a Roma non verrà digerita tanto bene, anche perché, caro signor sindaco, in una città che è presa d'assalto da stranieri, da rom, da immigrati e da anche persone che sono nazionali nate in Italia, ma che magari hanno qualche predilezione per una vita non proprio a norma di legge. Queste persone lì per lì attaccheranno i vigili urbani, la polizia, quello che volete voi, i carabinieri che fermeranno. Poi dopo si accorperanno per, diciamo, in un certo qual modo ristabilire i vecchi canoni, i vecchi concetti. Questo è per dirvi, dato che noi viviamo in un paese in cui ormai l'intelligenza è volata via dalla finestra da tantissimo tempo, io mi chiedo come certi sindaci possano pensare che riprendere le idee strampalate, le idee folli di altri sindaci italiani o esteri possa essere qualcosa di costruttivo, quando ogni realtà sociale, ogni realtà cittadina, ogni realtà regionale ha diverse sfumature o comunque sia diverse persone che con il loro stile di vita, il loro, chiamiamolo così tra parentesi, modo di sopravvivere e via discorrendo, non accettano in ugual modo gli abusi. Ora, a me non importa niente, per me possono mettere anche 300 euro di entrata in città, tanto io vivo e lavoro in campagna, io sono praticamente fuori dalla cerchia cittadina, non ci vado mai, non ci andavo quando ero ragazzo, figuriamoci oggi. Però dà fastidio questa continua erosione delle libertà dei cittadini nascoste dalle idee green, le idee ambientaliste. Sono più che convinto che a Roma questa idea folle non passerà. Però, considerati anche gli eventi degli ultimi anni, logico che il dubbio resta. Vedremo. Certo che sono decenni che questa meravigliosa città, questa città che era un museo a cielo aperto, ma non solo per opere d'arte, per autovetture, per diciamo attività lavorative tipiche dei tempi passati, per tante cose
che sono state spazzate via in questi decenni. Veramente io dico, ma che ha fatto di male Roma? Che cosa ha fatto di male Roma per avere da una parte questi sindaci e dall'altra un popolo che veramente sembra aver perso ogni caratteristica di vita, sembra ormai un popolo di zombie sottomessi, senza minimo spirito critico, senza, non lo so, veramente, guardate. Ci vediamo domani, ciao a tutti.